Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Ilary Blasi è finita da un bel po' nell'occhio del ciclone per una presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti. Entrambi hanno smentito la notizia, partita dal sito Dagospia, e diffusasi a macchia d'olio su altre testate giornalistiche. Ilary ha provato a spiegare, nel corso di un'intervista nel salotto di Silvia Toffanin, come mai sia uscita una notizia del genere, a suo dire, completamente infondata. La Blasi ha fornito spiegazioni anche nel corso di un'intervista rilasciata da Azzurra della Penna per il settimanale Chi. Sì, sulla mia coppia non hanno scherzato molto ultimamente, è vero. Ho letto quelle cose lì sui giornali, io le ho lette insieme a voi. Francamente, non abbiamo capito, io e Francesco, perché sono state scritte, ha esordito Ilary, cercando di dare una spiegazione. Anche in 20 anni che sto con Francesco, è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere, ha continuato la Blasi, prima di arrivare al punto nodale della questione, perché è uscita la notizia della crisi con Francesco Totti? Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Ha dichiarato la presentatrice, sottolineando che la notizia è uscita proprio in concomitanza con l'inizio del conflitto russo-ucraino. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina ed i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cos'hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua, ha dichiarato Ilary Blasi, contestualizzando il tutto. Ilary Blasi fa luce sulla sua presunta assenza al compleanno di Francesco Totti. Ilary Blasi ha continuato a spiegare alcune circostanze, relative alla sua vita privata, che sarebbero state fraintese dai giornali. La moglie di Totti ha affermato, come mai non ho risposto subito? Mica ogni volta possiamo fare le smentite, tanto poi ricapita sempre. Hanno ripreso cose che, per dirne una, spesso nelle interviste ho detto, non si sa mai, nella vita può succedere di tutto. E allora? Prova qualcosa? Ilary Blasi fa luce. Ilary si è soffermata, poi, sulla notizia secondo cui non sarebbe stata presente al compleanno di suo marito, dicendo, come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie. Tuttavia, la smentita della conduttrice sembra non aver persuaso Dagospia, dove si legge, la Blasi si fa ospitare dall'amichetta Silvia Toffanin a Verissimo per rompere il silenzio sulla crisi con Totti e dare la sua versione meglio di un film fantasy, è stato un accanimento mediatico. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. I quotidiani che hanno dato la notizia per certa hanno fatto una figura di M. Luca Marinelli? Non lo conosco. Noemi Bocchi, neanche. Francesco forse l'ha incontrata in un centro sportivo. Quella foto scattata allo stadio mi ha dato una certezza, che ci fosse un'organizzazione di qualcuno. Tuttavia, Ilary Blasi ha continuato a smentire l'ipotetica crisi con il marito, affermando, se hanno una soffiata vera, se ce l'hanno, guardi, si vede. E poi che parlino di cose più importanti. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.